Oh, ma bentornati in una nuova puntata di WhatsApp Economy. Ora sto preparando un video recappone di tutte le sanzioni che l'Unione Europea ha messo in campo nei confronti della Russia che ha invaso l'Ucraina. Ma prima di arrivare a questo video mi vorrei soffermare soprattutto su una sanzione che, insomma, ho voluto approfondire e riguarda appunto le sanzioni sugli oligarchi russi molto vicini a Putin. Mi sono chiesto, ma chi sono, come mai sono stati sanzionati e quali rapporti hanno con Putin. E quindi eccoci qui a parlare proprio di questo argomento. Innanzitutto, chi è un oligarca? Beh, non è necessariamente un politico della Federazione Russa, ma molto spesso è un businessman, un imprenditore, un manager di una importante impresa russa che ha collegamenti con Putin. Un buon numero di questi oligarchi nasce durante le privatizzazioni della metà degli anni 90 che la Russia ha applicato alla propria economia. Infatti, a quel tempo la Russia ha venduto numerose attività statali con il seguente metodo, definito anche loans for shares. Lo Stato russo concedeva ad alcune banche il diritto di organizzare delle aste per poter vendere queste società. In cambio, queste banche concedevano allo Stato dei prestiti che molto spesso non venivano finanziati e che venivano utilizzati per sostenere la campagna elettorale dell'uscente, governo che voleva essere rieletto. Ecco, in questo caso, in tutto ciò, durante le aste, guarda caso, quelli che le vincevano erano proprio le banche commerciali che organizzavano queste aste. E così, con questo metodo fantastico, molte persone vicine al mondo finanziario russo acquisirono anche importanti capitali di altre società in altri settori. Ma altri oligarchi invece non seguirono questo fenomeno del loans for shares, ma ad esempio seguirono altri percorsi, come ad esempio essere manager o funzionari di alcune società statali e poi pian piano salire la scala gerarchica fino ad arrivare ad essere gli imprenditori o i proprietari di queste enormi società russe. Sempre però questi imprenditori riuscirono ad avere stretti collegamenti con il Cremlino e ovviamente anche con Putin. Ed ecco spiegato molto brevemente, ovviamente, la nascita di questi oligarchi in Russia, molto importanti per il controllo dell'economia e del sostegno del governo russo. Ecco, ultimamente, appunto, come abbiamo detto, lunedì sono stati aggiunti altre persone a questa lista nera dell'Unione Europea che non concede a queste persone di viaggiare all'interno del territorio europeo e la confisca anche di beni e del loro patrimonio finanziario. Ma chi sono queste persone inserite in questa lista? Ecco, facciamo un breve recap. Igor Segin è amministratore delegato di Rosneft, compagnia petrolifera dello Stato russo e uno dei maggiori produttori mondiali di petrolio greggio. È uno dei consiglieri più fidati e più stretti di Vladimir Putin, nonché suo amico personale. È stato in contatto con il presidente russo quotidianamente, è considerato uno dei membri più potenti dell'elite politica russa. I suoi legami con Putin sono di lunga data, fin dagli anni 90, e da allora ha dimostrato la sua fedeltà. È tra le persone della cerchia di Putin che ricevono profitti finanziari e importanti incarichi in cambio di subordinazione e fedeltà. È stato incaricato dal presidente di svolgere compiti importanti e difficili ed è stato ricompensato con la guida di Rosneft e con grandi ricchezze. Ha attivamente sostenuto materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della stabilizzazione dell'Ucraina e ha tratto vantaggio dagli stessi. Per questo l'Unione Europea ha sanzionato Igor Segin. Nikolai Tokarev è amministratore delegato di Transneft, una delle principali società russe nel settore del petrolio e del gas. È una conoscenza di vecchia data di Vladimir Putin e suo stretto collaboratore. Ha servito insieme a Putin nel KGB negli anni 80. Tokarev è uno degli oligarchi dello Stato russo che negli anni 2000 hanno assunto il controllo delle grandi attività statali, mentre il presidente Putin consolidava il suo potere e che operano in stretto partenariato con lo Stato russo. Trae vantaggio della sua vicinanza delle autorità russe e inoltre anche i suoi parenti stretti e conoscenti si sono arricchiti grazie ai contratti firmati con le società di proprietà statale. Ha inoltre sostenuto l'annessione della Crimea e la destabilizzazione dell'Ucraina e quindi ha tratto anche vantaggi dagli stessi e per questo l'Unione Europea ha deciso di sanzionarlo.
Alisher Usmanov è un oligarca pro-Cremlino e ha interessi in società nei settori del minerale, del ferro e dell'acciaio, dei media e di internet. La sua principale holding è il gigante dell'acciaio Metallinvest, però ha anche assunto il controllo del quotidiano d'affari Kommersant e la libertà della redazione è stata limitata dopo il suo ingresso. Inoltre ha assunto anche una posizione manifestamente favorevole al Cremlino e ha anche scritto degli articoli propagandistici anti-ucraini. Usmanov ha legami particolarmente stretti con il presidente russo Putin, è stato indicato come uno degli oligarchi favoriti dello stesso. È considerato uno dei funzionari uomini d'affari russi che sono stati incaricati di gestire i flussi finanziari, anche se la loro posizione dipende dalla volontà del presidente. Per la sua vicinanza a Putin e per aver sostenuto l'annessione della Crimea e la destabilizzazione dell'Ucraina, l'Unione Europea ha deciso di sanzionare Usmanov. Anche Petr Aven è tra gli oligarchi più vicini a Vladimir Putin. È un importante azionista di Alfa Group, che comprende anche una delle principali banche russe, cioè Alfa Bank. La sua amicizia con Vladimir Putin risale ai primi anni 90 ed è anche pappa e ciccia con il signor Igor Sechin che abbiamo visto prima. La figlia maggiore di Vladimir Putin, Maria, ha gestito un progetto di beneficenza, Alfa Endo, finanziato proprio da Alfa Bank. Aven ha anche beneficiato dei suoi legami con il governo per alcune questioni giudiziarie. Infatti Aven, dopo aver mandato una lettera a Putin, Putin ha incaricato il procuratore generale della Russia di indagare sulla questione. Inoltre Putin ha ricompensato Alfa Group per la sua fedeltà alle autorità russe, fornendo assistenza a livello politico ai piani di investimento esteri di Alfa Group. Nel 2016 Putin ha anche messo in guardia Aven circa la possibilità di ulteriori sanzioni da parte degli Stati Uniti nei confronti di Aven e o di Alfa Bank e gli ha suggerito di adottare misure per proteggere se stesso o Alfa Bank. Suggerimento poi seguito dal signor Aven. Ha anche sostenuto azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Dmitry Peskov è l'addetto stampa del presidente Putin. Ha difeso pubblicamente la politica aggressiva della Russia nei confronti dell'Ucraina, compresa l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione Russa. In numerose dichiarazioni ha sottolineato che il territorio della Crimea e di Sebastopoli fanno parte integrante della Russia. Ha giudicato impossibili i negoziati con le autorità ucraine, sottolineando che queste ultime non sono considerate un partner della parte russa. Ha dichiarato contro ogni evidenza che non vi erano truppe russe nel Donbass e inoltre trasmesso il messaggio che le sanzioni occidentali non hanno alcun effetto sulla Russia. Ha infine minacciato l'irrogazione di controsanzioni da parte della Russia. Pertanto ha sostenuto attivamente azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Gennady Timchenko è una conoscenza di vecchia data del presidente della Federazione Russa Putin e ampiamente descritto come uno dei suoi confidenti. È fondatore e azionista del Volga Group, un gruppo di investimento con un portafoglio di investimenti in settore chiave dell'economia russa. Il Volga Group contribuisce anche in modo significativo all'economia russa e al relativo sviluppo. È inoltre azionista della banca Rossiya, che è considerata la banca personale degli alti funzionari della Federazione Russa. Dall'annessione illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione Russa. Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti quote azionarie nel National Media Group, che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche di destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal governo russo. È quindi responsabile di fornire sostegno finanziario e materiale ai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina e di trarre vantaggio dagli stessi. Peter Fradkov è il presidente della PGSC Promsby Bank, che è una banca statale russa che fornisce sostegno finanziario al settore della difesa russo e dell'esercito. È anche responsabile quindi dello spiegamento massiccio di truppe russe lungo il confine con l'Ucraina e della presenza di truppe russe nella penisola di Crimea. Oltre a questi oligarchi, l'Unione Europea ha ovviamente anche sanzionato figure di spicco appartenenti all'esercito o a figure militari. Inoltre ha anche sanzionato giornalisti oppure persone dello spettacolo che hanno sostenuto attivamente la propaganda anti-ucraina e hanno appoggiato l'invasione di quel territorio. Ed ecco un breve recap delle persone aggiunte ultimamente in questa lista nera di oligarchi e persone molto vicine a Putin. Ecco, c'è da dire comunque che non sono le sole, infatti la lista nera conta addirittura 680 persone russe vicine al Cremlino e che sono state sanzionate dall'Unione Europea dal 2014 in poi.
Ora, bisogna vedere anche queste sanzioni come avranno effetto, perché come abbiamo visto alcune persone erano già state parzialmente sanzionate o dagli Stati Uniti o dall'Unione Europea già dall'inizio del 2014 e come abbiamo visto alcune persone hanno agito per proteggere il proprio patrimonio. Inoltre c'è da considerare anche che queste persone non sono stupide, non è che «Oh no, l'Unione Europea ci sta sanzionando, tenete tutti i miei soldi». Molto spesso si mettono in pratica alcune attività che cercano appunto di eludere queste sanzioni, quindi bisognerà anche vedere come loro reagiranno a queste sanzioni, se sono abbastanza furbi e bravi da essere stati preparati a tutto ciò e avere in campo delle strategie per il più possibile evitare queste cose. Non a caso, ad esempio, Abramovic, che al momento non è stato sanzionato dall'Unione Europea, ma si dice che preventivamente ha venduto il Chelsea proprio per eludere queste sanzioni. Quindi le sanzioni sono dure, sì, per queste persone, ma ovviamente non è che rimangono con le mani in mano e vedono il proprio patrimonio evaporare. Quindi bisognerà anche vedere come reagiranno queste persone. Anche perché, come abbiamo visto, il rapporto tra Putin e questi oligarchi è molto stretto, se non addirittura di amicizia, e molte volte supportano le idee di Putin, senza contare il fatto che molte volte Putin ha ricambiato economicamente la loro fiducia, quindi bisognerà vedere come questo rapporto evolverà e se evolverà dopo queste sanzioni. Ciononostante possiamo leggere dalla cronaca che in realtà alcune proprietà immobiliari oppure alcuni yacht di proprietà di questi oligarchi russi sono già stati efficacemente congelati dalle autorità europee. Insomma, questo era solo per raccontarvi un po' di retroscena riguardo le storie di questi oligarchi, quindi ci vediamo al prossimo video dove facciamo un bel recapone di tutte le sanzioni che sono state messe in campo, eventuali conseguenze e prospettive economiche. Quindi ci vediamo al prossimo video e spero che questo vi sia stato un minimo utile. Ringrazio gli abbonati su Patreon e tutti i sostenitori. Vi ricordo anche su Twitch tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 8 del mattino per l'attualità economica. Quindi se volete interagire con me e discutere, ci vediamo anche su Twitch. Alla prossima!